Ehi, psst, sto parlando con voi che mi state guardando. Voglio distruggere Soffio, il paese del vento, e dare così una lezione ai vostri amici cuccioli. Però non ditelo a nessuno. Sbaglio o sento puzza di baga cornacchia? Se l'avete vista, alzate le mani e dite sì! Chi dice che in Italia produrre e realizzare animazione è ancora una chimera non ha tenuto conto dell'attività che Francesco e Sergio Manfio hanno sviluppato fin dal 1973, creando il gruppo Alcuni. Quando? Lo scopo ultimo di questo team tutto italiano è da sempre comunicare ai bambini attraverso forme artistiche che dal teatro alla lettura fino alla progettazione di cartoon stimolino apprendimento e fantasia. E per aggiungere un tassello importante nel progetto di comunicazione, Sergio Manfio ha dato vita alla saga di Cuccioli, prima approdata in televisione con un successo ormai decennale e poi al cinema con il primo lungometraggio Cuccioli il codice di Marco Polo, in cui si sventava il prosciugamento della laguna di Venezia. Quattro anni dopo però, produttore e regista rilanciano con il nuovo Cuccioli il paese del vento, grazie al quale non diventa un'impresa impossibile parlare ai nostri piccoli di energia eolica e del magico potere del vento. Superman! Batman? Zitto! Avventura. L'elemento veramente innovativo di questo progetto dedicato ai più piccoli è la continua e costante richiesta di partecipazione che arriva direttamente dallo schermo. 337. In questo modo i protagonisti smettono di essere delle creature semplicemente visive, stimolando il bambino ad un coinvolgimento fisico e mentale e trasformandosi in compagni di gioco attivo da cui apprendere anche l'autonomia delle proprie decisioni. Far ripartire il vento. Più forte. Non così forte!